Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di Lunedì Sport, il nostro consueto appuntamento del lunedì per parlare di quello che è accaduto a livello sportivo per quanto riguarda la provincia di Cuneo nel weekend appena passato, puntata ricca in cui parleremo di pallavolo nella prima parte, nella seconda daremo spazio ai progetti presenti e futuri di una realtà importante, sempre in crescita, quella della Cuneo Ginnastica. Cominciamo però subito parlando di pallavolo, pallavolo femminile di Serie A2. Ci concentriamo in particolare sul bel momento che sta vivendo la LPM Banca Alpi Marittime Mondovino, il campionato di A2, girone Ovest. Alla fine si è concluso la prima parte del campionato, adesso ci sarà poi la pool promozione, ci sono ancora due partite da recuperare per la LPM BAM Mondovì, ma i giochi sono pressoché fatti. La squadra monregalese si è già qualificata con ampio anticipo per questa seconda parte per la pool promozione. Parleremo dell'ultima partita disputata sabato, una bella vittoria interna per 3-1 con Montale. Parleremo del bel momento di forma perché la LPM ha infilato davvero un filotto importante di vittorie nell'ultimo periodo. Ne parliamo insieme a due ospiti che abbiamo in collegamento che vado a presentarvi, l'allenatore della LPM BAM Mondovì, Davide Delmati. Ciao Davide, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao, buongiorno a tutti, grazie a voi. E poi c'è una giocatrice ospite questa sera, la centrale, Beatrice Molinaro. Ciao Beatrice, grazie Ciao, ciao a tutti, grazie a voi. anche a te. Bene, allora, prima di cominciare a parlare con i nostri ospiti, riassumiamo quella che è la situazione per quanto riguarda la LPM BAM Mondovì, girone ovest del campionato di A2 femminile. Possiamo vedere anche con l'aiuto della grafica quello che è successo nell'ultimo turno, la nona giornata di ritorno, che era appunto, come detto, l'ultima di questo campionato, anche se ci sono ancora dei recuperi da giocare, due anche di Mondovì, ne parleremo, ci sono stati tanti rinvii causa Covid, quindi non è ancora concluso di fatto questo campionato. Vediamo l'ultima giornata con la vittoria esterna di Custorino su Olbia per 3-1, rinviata Pinerolo Busto Arsizio, vittoria della capolista Roma sul campo del Club Italia per 3-0, Mondovì ha battuto Montale per 3-1, vittoria esterna di Marsala sul campo di Sassuolo per 3-1. Andiamo anche a vedere la classifica che sorride decisamente a Mondovì, in testa c'è sempre Roma con 43 punti, Mondovì ha 39, abbiamo detto, però ci sono ancora due giornate da recuperare, Roma invece ne ha solo una, è impossibile raggiungere la prima in classifica, però ci si può avvicinare, poi segue Marsala 33, Pinerolo 30, Sassuolo 28 e via tutte le altre. Partita di sabato, iniziamo a parlare con i nostri ospiti di questa partita, vittoria interna con Montale per 3-1, parziali di 25-23, 20-25, 25-14 e 25-16. Davide, parto da te nell'analizzare questa partita, primi due set combattuti, uno vinto, uno perso, poi insomma avete preso in mano la partita e non c'è stata più storia, l'avete controllata bene. Era importante vincere per concludere Sì. bene questo girone. Sì, anche perché dobbiamo dire la verità, l'andata avevamo perso 3-2 da loro, ci avevamo Esatto. messo in grande difficoltà, è stata una partita molto combattuta, molto lunga e ancora ci hanno messo in difficoltà in questi primi due set. Il primo siamo riusciti negli ultimi punti con una serie di battute, una fase break molto positiva a rigirarlo, mentre il secondo siamo rimasti sempre un pochino dietro e non ce l'abbiamo fatta. Credo che la chiave della partita, che poi appunto è avvenuta anche nei due set finali, c'è stata proprio la fase break, cioè quando con la situazione battuta a muro di difesa siamo riusciti a essere efficaci, abbiamo creato dei piccoli margini di punti che ci hanno fatto giocare, diciamo, con tranquillità e portare a casa la partita. Quando ci è mancata questa fase, che dipende più da noi, perché è un po' un ritmo che diamo noi, la fase break, allora rimaniamo più a contatto, diventa difficile e ovviamente gli avversari forzano molto la battuta con noi, forzano i contrattacchi e ci mettono un po' in difficoltà, insomma. Penso che comunque siamo stati bravi perché è una squadra comunque Montale che a mio avviso ha raccolto meno di quello che poi il gioco sul campo ha dimostrato anche in queste ultime partite, quelle precedenti alla nostra, con Roma, con Marsala, con Olbia. Quindi credo che abbia raccolto un pochino meno, una squadra ben messa in campo, che ha giocato un'ottima partita anche in casa nostra.
Certo, intanto mentre chiacchieriamo vediamo queste immagini che si riferiscono alla partita, per cui ringraziamo la vostra addetta stampa Giusy Bertolotto che è sempre pronta a fornirci queste immagini che si riferiscono a questa partita. Hai detto giustamente tu, Davide, di questa sconfitta non molto tempo fa, l'ultima partita del 2020 era il 30 dicembre, quindi c'era un po' questa voglia di rifarvi, Beatrice. Ti chiedo, insomma, quanto tenevate in maniera particolare proprio anche per questo motivo, per riscattare quella sconfitta che è stata l'unica di un filotto davvero impressionante di cui parliamo, perché nelle 9 partite della vostra post-esperienza Covid, quindi da quando avete ripreso dopo quell'interruzione, ne avete vinte 8 e avete perso proprio solo contro Montale, quindi c'era tanta voglia, no, di rifarvi. Sì, assolutamente, anche perché è stata una partita, quella all'andata da loro, molto, molto particolare. Abbiamo avuto un po' di difficoltà, poi sì, non abbiamo giocato come potevamo e loro assolutamente si sono meritati quella partita perché hanno fatto veramente una prestazione eccezionale di squadra. Quindi noi siamo ancora più contenti di aver, sì, tra virgolette, rivendicato quella che è stata la partita dell'andata. Ecco, stando proprio agli aspetti tecnici della partita, poi un po' ne ha già parlato coach Davide Delmati, poi torniamo ancora da lui. Beatrice, quali sono state le chiavi di questa partita e dal campo, insomma, anche questi primi 2 set molto combattuti, quali sono state le difficoltà, anche se siete state brave nel primo set in cui eravate anche sotto insomma, a venirne poi a capo e a vincerlo, forse poteva anche complicarsi ancora di più questa partita, altrimenti. Sì, esatto. I primi 2 set sono stati veramente punto a punto. Loro in difesa, secondo me, sono fortissimi e questo può mettere in difficoltà perché è frustrante, non butti giù il pallone una volta, non butti giù neanche la seconda, quindi sicuramente mentalmente diventa difficile. Poi, come ha detto Davide, invece la differenza nel terzo e nel quarto è stata le battute che hanno messo in difficoltà la loro ricezione. E noi abbiamo potuto fare una serie di punti uno dietro l'altro, per cui anche noi poi abbiamo giocato, secondo me, con più scioltezza e più tranquillità. Certo, Davide, torno da te per analizzare questi numeri che ho detto poco fa. 9 partite, 8 vittorie e una sola sconfitta. Hai già spiegato che avete patito particolarmente questa partita, anche se appunto fa un po' strano, no? Vedere che avete battuto 2 volte, tra l'altro la prima in classifica a Roma, avete battuto squadre che competono con voi per obiettivi importanti, per i primi posti e poi siete andati a perdere l'unica partita di questo filotto contro l'ultima in classifica che ha raccolto davvero, davvero poco finora. Però insomma c'è da tener conto di questo filotto davvero impressionante. Sì, infatti, credo che un pochino va bene aver perso una partita con una squadra che ha meno punti di noi, ma sappiamo che, specialmente in A2, che è un campionato che ormai tutti qui conosciamo bene, c'è poca differenza tra chi è davanti e chi è dietro se non si approccia alla partita in un certo modo o se si cade in alcune situazioni fondamentali, in particolare la fase di side out, che è quella che a volte cala un pochino di più e ci mette un pochino più in difficoltà. Credo che vada sottolineato, come hai detto tu, a questa squadra che nella fase post-Covid, non che prima abbiano perso molte No, partite, certo. anzi, ma che nella fase post-Covid ha fatto, secondo me, un periodo di 2 mesi praticamente direi eccezionale, perché poi perdere una sola partita 3-2 penso che sia veramente una cosa eccezionale, venendo anche da uno stop lungo. Quindi per prima cosa penso che sia questa da sottolineare. Ora, questo ci ha consentito di qualificarci alla seconda fase. Ora, con queste 2 partite di recupero che ci mancano ancora, possiamo cercare di aumentare ancora di più i punti in classifica che tutti vengono portati nella seconda fase, Certo. quindi sono tutti importanti, però ci arriviamo sicuramente in una posizione di classifica molto positiva e da un certo punto di vista tranquilla. Ecco, Quindi ci sì, scusami. dobbiamo prendere il rischio di cercare di fare il più possibile in queste 2 partite per portarci il più punti possibili dietro nella seconda fase. Ecco, scusami, devo farvela tutti e due questa domanda su queste immagini che Sì. abbiamo visto poco fa, perché è davvero impressionante, no? Quanto vi siano, riescano a stare vicino anche in questo momento i tifosi, come siano riusciti a stare vicino, tifando da fuori, ricordiamolo, e poi queste scene ogni volta
che vincete il vostro solito festeggiamento che non può essere, insomma, a contatto, ma riuscite comunque a farlo così. Coach, cosa significa per voi avere Sì, no, questa beh, io sono, vicinanza? ormai sono tanti anni, quindi l'ho detto anche a fine partita sabato. Poi impressione che mentre giochi, no, nel silenzio, perché non c'è nessuno, senti comunque i tifosi all'esterno del palazzetto con i tamburi che tifano, che non è come averli dentro, ma li senti continuamente. Credo che sia una cosa unica, no? Non penso che sia una cosa Davvero. che si ripeta facilmente. E quindi credo che alla fine sia giusto e doveroso festeggiare con loro nel possibile e nel rispetto di quella che è l'emergenza sanitaria di oggi, che è la cosa più importante, festeggiare con loro come abbiamo sempre festeggiato, no? Perché penso che stare a tifarci durante la partita, non vedere la partita, non è che fuori ci siano 25 gradi e si stia bene, quindi credo che questo dimostri un attaccamento unico alla nostra squadra e alle nostre ragazze, no? E come sempre, anche quando perdiamo un set o facciamo fatica, loro non smettono mai di tifarci, questo non l'hanno mai fatto, meno negli anni in cui io sono stato qui a Mondovì, e penso che anche questa sia una cosa, direi, unica. Spero che anche le ragazze, alcune sono qui solo dal primo anno, perché la squadra è stata molto cambiata in quest'estate di mercato, percepiscano questa cosa come la percepisco io, che l'ho sempre percepita dal primo giorno che sono arrivato. Allora, glielo chiediamo subito a Beatrice se, ma penso che la risposta sia scontata, quanto, se ti ha stupito un po' questa vicinanza e soprattutto questo modo anche, insomma, mentre giocate sentite, vi carica, no? Il sentire che fuori stanno tifando, come diceva il coach, al freddo, e poi questo bel festeggiamento con il vetro che vi separa, ma bellissimo. Sì, ormai il festeggiamento è un rito, è la prima volta che mi capita, onestamente. Non mi è mai capitato in una società di trovare un attaccamento così stretto alla maglia, ecco, quindi è assolutamente una cosa bellissima. Nonostante appunto il momento che loro riescano a farsi sentire e a starci vicini, quindi è assolutamente importante. Certo, abbiamo parlato di questi 2 mesi quasi perfetti dopo che siete usciti da questa esperienza che vi ha coinvolto, come ha coinvolto tante squadre del Covid. Ecco, volevo chiedere a entrambi com'è stata questa esperienza, com'è stato vivere questo momento, stare lontano dalla pallavolo, fare i conti con tamponi, attese, poi finalmente tornare in palestra e ripartire. Beatrice, partiamo da te, da giocatrice, come hai vissuto questa esperienza? Ma sicuramente è stato complicato perché ci siamo fermati in un momento di forma, forse eravamo proprio al massimo, avevamo trovato il ritmo, stavamo vincendo una serie di partite, quindi è stata un po' una botta nel momento migliore, solo che sapevamo che quest'anno poteva capitare, Certo. è capitato praticamente a tutte le squadre del nostro girone e quindi niente, in questo mese in cui siamo rimaste ferme a casa, abbiamo fatto quello che potevamo a casa con il nostro preparatore, mantenendoci almeno quel che si poteva, insomma, mantenere la forma fisica, e abbiamo avuto tanta pazienza, abbiamo fatto tamponi ogni settimana e finalmente dopo un mese, quando ci hanno detto che eravamo tutte negative, finalmente è stato bellissimo poter riprendere. E siete diventate anche delle esperte appunto di tamponi e anche coach Sì, Delmati, sì. oltre a fare l'allenatore, ha dovuto anche fare un po' un altro mestiere, no? Cercare di capire chi poteva esserci all'allenamento, chi no, insomma, fare anche questi ragionamenti. Non è facile, no? Sì, è stata un'esperienza dal mio punto di vista impegnativa, forte, anche perché è vero che chi fa il nostro lavoro, tutti diciamo, ed è vero, no? Che ci divertiamo perché facciamo quello che ci piace, alla fine lavoriamo perseguendo la nostra passione, però in questo caso penso che tutti siamo stati messi sotto comunque una prova difficile, perché comunque si rimane da soli, si rimane isolati, poi dipende chi viveva da solo, chi vive in coppia, però comunque si rimane da soli, ovviamente si allontanano tutti dalle proprie famiglie, che anche questo e dai propri affetti penso che alla lunga abbia un peso. E poi dall'altro punto di vista penso che a tutti sia stato ancora più chiaro quanto sia una fortuna poter andare a fare allenamento in palestra, no? Che a volte ci sembra, insomma, una roba dura tutti i giorni, insomma, tanto lavoro, tanta fatica, cose che vengono, cose che non vengono in allenamento, le partite che si vincono, che si perdono. Però poi alla fine questo capisci che è una fortuna.
Certo. A fianco penso che i giocatori, io mi tolgo un pochino perché ho un'altra età, però le giocatrici, i giocatori che sono anche giovani, sono trovati di fronte a una nuova esperienza completamente. E anche questo penso che vada tenuto conto. Per questo sono certo di quello che dico, che hanno fatto, secondo me, veramente un'impresa fare questi 2 mesi, perché rientrare da una situazione come quella non è facile. E al rientro è vero che sei contento perché ti alleni e giochi, poi rientri nella tua routine e non hai niente di sociale all'esterno, però, perché Certo. bisogna anche pensare questo. Cioè, Certo. sono sempre ragazze lontane da casa che non hanno nessun tipo di qui di famiglia o di affetti vicini e quindi vivono una situazione un po' di isolamento, no? Da questo punto di vista. Non puoi più andare neanche a mangiarti una pizza in compagnia, non puoi andare a farti un giro, non puoi andare con le tue compagne a prendere un aperitivo. Quindi è una situazione comunque diversa da vivere. Certo. Certo, È probabilmente un'esperienza, spero che non si ripeterà più, però speriamo. insomma, anche per loro è stata un'esperienza, ma Speriamo. per tutti è questo, Certo, certo. importante, difficile. Ecco, e probabilmente hanno scaricato in campo tutta questa voglia anche di socialità e di altre cose perché hanno fatto davvero 2 mesi da incorniciare. Tra l'altro 2 mesi con partite, soprattutto in quest'ultimo periodo, davvero un tour de force ogni 3 giorni. Non è ancora finito questo tour de force, ma intanto, ci sono ancora, ben detto, 2 partite prima della prossima fase, però intanto si può, no, tracciare già un primo bilancio, direi assolutamente positivo e proiettarsi verso questa pool promozione. L'hai detto un po' tu prima, Davide, come funzionerà, ricordiamolo. Accedono le migliori 5 dei 2 gironi, si affrontano contro però le squadre solo che non hanno ancora affrontato, quindi non affrontano più le squadre dello stesso girone e ci si porta dietro però i punti accumulati. Quindi sono molto importanti i punti che avete fatto finora e i punti che farete nelle 2 partite che anche se probabilmente non cambieranno la posizione, saranno importantissimi appunto per accumulare per la prossima fase. Beatrice, come vi proiettate? Adesso ci sono ancora 2 partite, ma poi verso questa seconda fase che darà poi, ricordiamo, dei posti per la promozione in A1. Sicuramente siamo molto contenti di questa prima parte e partiremo, penso, cariche, perché non vediamo l'ora di iniziare una nuova fase, incontreremo nuove squadre, però sappiamo che secondo quello che ha detto anche la Lega, sarà una seconda fase comunque abbastanza dura in cui giocheremo ogni 3 giorni, quindi abbastanza serrata come ritmo, come diciamo questo gennaio, e sappiamo anche che andiamo incontro ad affrontare squadre più forti del campionato, però è la fase calda, la fase più importante, inizia un nuovo campionato praticamente. E anche penso quella più bella per giocatori e allenatori da vivere, no, coach? Si dice spesso che si riparte da zero, in questo caso più o meno perché ci sono i punti che ci si porta dietro, però è un campionato nuovo. Sì, infatti, ormai anche tu sei esperto di queste seconde fasi perché ne abbiamo parlato tanti Sì. anni. In realtà non dico, come dici tu, non è che si riparte da zero perché i punti hanno un grosso valore, anche perché in questa seconda fase la prima va in A1, ma le altre 7 ad oggi, più una del girone della pool retrocessione, fanno i playoff, quindi c'è anche una terza fase se non si arriva primi. Certo. Bisogna qualificarsi se non si arriva primi ai playoff intanto, che è un altro step, e poi affrontare una terza fase. Bisogna cercare di portarsi le certezze, le sicurezze e le cose positive che la prima fase ci ha dato. E poi è chiaro che si ricomincia tra virgolette però anche da zero, nel senso che comunque poi sono nuove squadre contro cui giocare completamente nuove, quindi che non si conoscono. Questo è anche positivo perché sennò poi si è sempre con le solite squadre. Poi con questa cosa situazione del Covid abbiamo fatto anche cose strane, no? Tipo un po' da Premier League di calcio inglese, cioè giocavi oggi con Busto Arsizio e dopo 10 giorni ancora con Busto Arsizio perché ce le recuperi, quindi è un pochino particolare, no? Adesso nella seconda fase si ricomincia da zero, dovrebbe essere andata e ritorno, quindi 10 partite, e dovrebbe essere, inserendoci all'interno anche la Coppa Italia, una partita ogni 3 giorni quasi per 2 mesi, quindi anche questo è sicuramente una prova fisicamente e mentalmente molto complicata. L'abbiamo visto in questi 2 mesi, lì conta tra virgolette ancora di più, nel senso che poi ti permette di arrivare alla fase finale, a giocarti realmente le promozioni, quindi è chiaro che anche da quel punto di vista lì sarà una fase da vivere Certo, da zero, in un certo senso. certo. Beatrice, come ti sei trovata in questi primi mesi a Mondovì? Sei una tra le tante giocatrici nuove quest'anno, arrivi da Scandicce, hai giocato addirittura in A1,
Ci racconti intanto questa esperienza di Scandicci e quanto è stato bello vivere una realtà così importante e come ti trovi, come ti sei trovata a Mondovì, come è arrivata questa scelta e come sono stati questi primi mesi? Ma allora, l'anno scorso è stata secondo me un'esperienza importante perché mi di vivere per la prima un'esperienza in A1 con atlete di livello altissimo, veramente, cioè praticamente metà squadra di tutte le nazionali e gente importante. È stato all'inizio abbastanza difficile come uno dei club più forti, quindi all'inizio anche tecnicamente è stato difficile stare dietro al ritmo delle altre mie compagne, però assolutamente è stato importante, mi ha fatto capire tante cose, mi ha fatto crescere tanto. E poi purtroppo l'anno è finito come sappiamo, quindi è stato un anno abbastanza particolare per Scandicci. E una volta che ci siamo, ho bisogno di comunque giocare di nuovo. E quindi quando è arrivata la proposta di Mondi, io non conoscevo Davide, però ci eravamo almeno presentati e tutti mi hanno sempre parlato bene di lui, della società, del tifo. Quindi non ho avuto dubbi, avevo bisogno di diritto in campo e sono assolutamente felice della mia scelta. Bene, abbiamo avuto qualche piccolo problema di collegamento, ma abbiamo capito, insomma, che sei molto contenta di aver fatto la scelta che hai fatto con Mondovì. Siamo in chiusura, ti chiedo ancora una battuta su questa lotteria di cui voi anche vi fate promotrici, voi giocatrici, la lotteria Lucky Volley, lotteria sottorete della società. Se vuoi, insomma, rivolgere un invito a tutti per partecipare. Sì, assolutamente. Avete tempo entro la fine di questo mese. Acquistate i più biglietti possibili perché è un progetto importante per sostenere la creazione di una sala pesi per il nostro settore giovanile. E inoltre ci sono in palio un sacco di premi e i più fortunati possono vincere anche una nostra maglia da gioco ufficiale. Benissimo, sei stata anche velocissima. In chiusura, proprio un flash, coach. Chiudiamo con te. Prossime due partite, trasferta di mercoledì a Milano con Club Italia e poi domenica a Olbia. In poche parole, cosa ti aspetti da queste trasferte? 6 punti? No, veramente mi aspetto due trasferte complicate. I punti me li aspetto sempre, ci spero sempre. Però credo che anche ieri Club Italia con Roma ha fatto una grandissima partita. In casa fanno sempre molto molto bene. Ieri ha perso sì 3-0, ma è stato in vantaggio per 2-7 anche di 15-8. Cioè anche nei punti finali ha fatto veramente una grande partita. Credo che sarà una battaglia. E Olbia l'andata abbiamo vinto 3-2 in casa lottando tanto. Là è anche quella una trasferta, un campo non semplice. Credo che saranno due trasferte molto dure, ma ci possono anche servire, al di là dei punti, dove ci serve sicuramente, anche per provare a giocare rapidamente, cioè ogni 3 giorni, viaggiando lontano da casa, preparando le partite poco e giocando con squadre molto agguerrite che ci aggrediranno, anche perché sono in una situazione di classifica dove loro rischiano un pochino meno e quindi sicuramente ce la metteranno tutta per portare anche loro punti. Nella seconda parte, no? Perché è la stessa la pool retrocessione come la pool Certo. promozione, quindi i punti si portano tutti. Quindi sarà una prova anche per noi di carattere, di adattamento alle situazioni difficili per il tempo, per il viaggio, per il poco tempo. E quindi mi aspetto prima di tutto che il nostro modo di entrare in campo e di reggere a questi urti sia buono, buono come è stato ad esempio a Busto 2 settimane fa fuori casa, ecco, dove abbiamo interpretato bene questa tipologia di situazione. Chiarissimo, allora in bocca al lupo per queste due partite e naturalmente poi Grazie. per questa seconda fase che Grazie, speriamo tutti quanti che sia ancora un bel cammino come avete fatto finora. Grazie a Davide Delmati, grazie coach e grazie. grazie a Beatrice Molinaro, grazie. Grazie. Grazie, grazie a voi. Noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, ci ritroviamo poi tra pochissimo per la seconda parte, a tra poco.